Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città. Iniziamo subito dal Sinodo. Siamo all'ultima puntata, chiamiamola così, all'ultima pagina del diario del Cardinale Scola. Un bilancio di questi lavori durati un mese e appena conclusi. Il sinodo ha mostrato la coralità di una Chiesa del Signore, appassionata alla condizione umana. Forse perché avete affrontato anche ambiti non facili. Lei stesso ha preso la parola sul meticciato di civiltà e poi il rapporto con l'Islam. Chi è lontano dalla fede? Sì, ehm, diciamo che è stato da questo punto di vista un sinodo molto coraggioso. Primo perché non ha evitato i fondamentali della fede che sono, sono i pilastri della vita della comunità e io mi auguro, come ho detto nella nostra lettera pastorale, che questi fondamentali siano presi molto sul serio. Però questi fondamentali, cioè l'Eucaristia, la condivisione, l'educazione al pensiero di Cristo, devono appunto, ecco il quarto fondamentale, affrontare l'umano così come oggi si presenta in tutte le sue condizioni. Così molta attenzione è stata dedicata fa alla famiglia, all'importanza della famiglia, alle famiglie ferite al tema dell'introduzione dei bambini e degli adulti all'incontro personale con Cristo, ai grandi problemi emergenti, a che cosa sia la secolarizzazione, al problema del, della, della grave crisi che stiamo attraversando, alla povertà, alla miseria, alla fame in certe parti del pianeta, al grande tema della giustizia e ha affrontato anche il problema oggi acutissimo del dialogo interreligioso e soprattutto del rapporto con l'Islam, in questo sostenuti da interventi molto belli dei nostri fratelli cristiani provenienti dalle altre chiese e dalle altre comunità. Proprio facendo allora un bilancio di questo sinodo coraggioso, quali le parole, i gesti? Lo Spirito, per usare sempre espressioni del Santo Padre, che lei, come pastore di Milano, vorrebbe che fossero messe al centro da adesso in poi dell'attenzione della nostra diocesi. Un atteggiamento di conversione umile da parte di tutti, di ciascuno e di tutte le nostre comunità, parrocchiali, aggregazioni di fedeli, comunità religiose, che invochi realmente dallo Spirito la grande domanda che abbiamo posto al centro della lettera pastorale. Io credo, Signore, è vero, no? tutti coloro che frequentano eh, le, le nostre chiese, quanti, anche se la frequentano raramente o non la, o non la frequentano più, restano riferiti ai valori cristiani, devono poter dire con sincerità dal profondo del cuore, lo dico a partire da me, io credo, ma tu aiuta la mia incredulità. Quindi io dico... A tutti i cristiani, con rinnovata energia personale, con un balzo eh, di, di testimonianza carica di speranza, prendiamo sul serio la vita delle nostre comunità, spalancandoci e spalancandole a tutti gli uomini, a partire dai loro bisogni, soprattutto dai, dai bisogni più radicali, penso. Alla, anche alla difficoltà della crisi che stiamo attraversando con la grande perdita di posti di lavoro con un futuro che resta incerto penso alla crisi e alla fatica della politica a trovare il suo vero ruolo perché se non lo trova se la politica non lo trova siamo per forza di cose in mano a poteri più o meno anonimi perché è solo, è solo la politica nel senso autentico, proprio, potentemente rinnovato, che può garantire la vita buona dentro la società, equilibrando tutti gli altri poteri che in essa vi sono. Quindi una fede eh, viva attraverso lo, la, la, la quale dare sostanza alla Chiesa, perché la Chiesa... Eh, è consenta ad ogni cristiano e a tutte le comunità cristiane di andare pubblicamente ad annunciare all'uomo che Gesù è realmente la buona notizia della vita. Dunque nuova evangelizzazione e il contesto del sinodo. E allora per noi una segnalazione per continuare in questo approfondimento. Perché mercoledì 14 novembre alle ore 18 Presso la Fondazione Ambrosiana Paolo VI che si trova a Villa Cagnola di Gazzara di Schianno in provincia di Varese si svolgerà il primo degli incontri dedicati a nuova evangelizzazione e libertà religiosa. Il titolo Comunicare il Vangelo oggi. Cosa ha detto il Sinodo? Sarà relatore Monsignor Luca Bressan che è vicario episcopale per la vita sociale e che ha partecipato quale delegato esperto proprio all'Assemblea Sinodale. Dunque un appuntamento di livello organizzato anche, vi ricordo, dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Abbiamo ascoltato poco fa il Cardinale sulla riflessione appunto dell'Assemblea Generale dei Vescovi. Ora parliamo di un grande arcivescovo di Milano del recentissimo passato, il Cardinale Giovanni Colombo. Si apre l'anno a lui dedicato nei 110 anni dalla nascita e nel 2013 sarà, sarà anche il cinquantesimo del suo episcopato a Milano. La memoria di Colombo sia luce alla nostra fede, ha detto il suo successore Angelo Scola. Vediamo. Maestro ed educatore, pioniere della teologia spirituale, protagonista del concilio, rettore del seminario attento ed esperto, arcivescovo lungimirante, che volle promuovere la partecipazione dei fedeli grazie al sostegno delle attività culturali e dei movimenti che si stavano sviluppando negli anni in cui fu arcivescovo di Milano. È il cardinale Colombo, il cardinale Scola, che l'ha voluto, apre l'anno dedicato appunto al predecessore, presso la Biblioteca Ambrosiana, dove si tiene il convegno Giovanni Colombo e il suo tempo, un tempo appunto quello in cui visse Colombo, nato a Caronno Pertusella nel 1902 e morto a Milano nel 1992, lungo e ricco di molteplici incarichi e impegni. Ma anche solo ad analizzare gli anni che lo videro sulla cattedra di Ambrogio e Carlo, dove fu chiamato da Montini appena divenuto Paolo VI, si comprende subito la complessità. Fu infatti pastore di Milano dal 1963 al 79, con il Concilio, ma anche con il 68, la strage di Piazza Fontana, la contestazione anni 70, la Diossina nel 76, la città spenta dal terrorismo. Una chiesa e una società, insomma, in profondo mutamento. La Chiesa ambrosiana intensifica in quel tempo la qualità della formazione, sostenendo le realtà educative, associative e culturali, mentre vede lo sviluppo decisivo dei nuovi movimenti. Il cardinal Giovanni Colombo guida la Chiesa in quel tempo di gravi prove fino a proporre una illuminata visione della società civile all'interno della quale emerge il benefico apporto dei cristiani all'umana convivenza, i celebri discorsi di Sant'Ambrogio che sono ancora oggi i suoi eh, sono ancora oggi un punto di riferimento decisivo. E se nel contesto dello stesso convegno Monsignorino Sbiffi, collaboratore del Cardinal Colombo, che a lui ha dedicato un ponderoso e poderoso volume, è stato nominato dottore honoris causa dell'Ambrosiana, proprio da Monsignor Biffi è venuta la proposta, annunciata come realtà dal cardinale Scola, di un istituto per la storia della Chiesa Ambrosiana. Il cardinale Colombo ne sarebbe stato certo felice. Il suo episcopato si colloca tra la grande statura di Montini e anche tra la statura eh, egregia. Di Martini che soprattutto ha dominato gli ultimi anni, eh, giustamente perché era l'arcivescovo attivo e pastoralmente eh, vicino a, alla, mh, alla conduzione della Chiesa e quindi eh, in qualche modo può essere calata su Colombo una specie, non dico di dimenticatoio, ma una specie di ombra, una specie di nebbia. Tuttavia, Parlando coi sacerdoti o conversando coi sacerdoti, diciamo i suoi ex eh, alunni di un tempo o i suoi parroci di quando era arcivescovo, mi hanno sempre confessato, eh, non dico la nostalgia, ma il fascino di questa persona così umana, anche così, anche in parte severa, che, che eh, li aveva toccati a suo tempo. E dunque il Cardinale Colombo eh, abbiamo ascoltato, protagonista del Concilio e proprio dedicata al Concilio Vaticano II eh, inizierà una serie di conferenze. Eh, la prima giovedì 15 novembre alle ore 18.30 presso la Fondazione Giuseppe Lazzati, che si trova in largo Corsia dei Servi al 4 a Milano. Eh, il titolo di questo incontro è La Dei Verbum: la ricezione nella Diocesi di Milano attraverso il Ministero del cardinale Martini. Eh, terrà l'incontro, lo guiderà Monsignor Giovanni Giudici, che attualmente è il vescovo di Pavia, ma che è stato a lungo vicario generale proprio durante l'Episcopato del cardinale Martini. Lo sapete la Dei Verbum è una delle quattro Costituzioni conciliari proprio del Vaticano II. E ora andiamo in Duomo, rimaniamo, lo scopriremo nel servizio, il perché nell'ambito sacerdotale in questi giorni che sono stati intensi di riflessione e di memoria liturgica importanti. San Carlo Borromeo. La solennità di San Carlo che sottolinea l'essere in cammino verso la pienezza, che è cogliere una dimensione comune a ogni uomo, ma che per il cristiano è tendere all'uomo perfetto vita intesa insomma come vocazione, come fu per l'intera esistenza esemplare del Borromeo ed è proprio il copatrono della diocesi, con quella maestosa figura rifondatrice della Chiesa Ambrosiana che viene ricordata in Duomo nel giorno della sua memoria liturgica dal Cardinale Scola, che prima della celebrazione scende nel cosiddetto scurolo dove il Santo riposa. Momenti questi tutti particolarmente significativi per una solennità che viene vissuta dalla Chiesa ambrosiana intera con una specifica caratterizzazione sacerdotale. Sono presenti infatti tra le migliaia di fedeli, i seminaristi e tra i concelebranti il vicario episcopale per la formazione permanente del clero, Monsignor Stucchi, il rettore Monsignor Maffi, i superiori del seminario. L'arcivescovo parla dell'anno della fede appena iniziato, cita la nuova evangelizzazione che chiede conversione e santità. Appunto Ripresa, cammino, libertà che si mette sempre in gioco e anche sacrificio. Una tensione che ha molto da dire al clero, alla sua formazione permanente. Contro la cattiva solitudine che, ahimè, troppo spesso cerchiamo. Contro l'estraneità che rifugge una ascesi liberante e è tentata di vivere il confronto con l'autorità come una cosa non conveniente per la propria crescita. Contro il dualismo, fede, spiritualità, formazione da una parte e iniziative d'azione pastorale dall'altra, dualismo che ferisce la nostra persona, la maestosa figura di San Carlo si impone anche per noi oggi quale esempio. Di zelo sacerdotale deciso. Un'attenzione sottolineata anche nella lettera pastorale dal Cardinale per la formazione: compiti ineludibile lo definisce, che deve scendere in profondità. Troppo spesso, però, la si fa coincidere di fatto, se non in linea di principio, con qualche corso di aggiornamento su temi teologici di indubbia utilità, ma talora privi di un'effettiva incidenza sulla nostra vita di vescovi, di presbiteri e di diaconi. Se si riduce la formazione permanente all'approfondirsi di una competenza, si riduce la vocazione del vescovo, del prete e del diacono a un puro ruolo e la propria missione a un puro schema strategico. Poi il ricordo dei predecessori, Colombo e Martini, in un'atmosfera di comunità vera. Il cardinale, durante la celebrazione di San Carlo, ha detto ai preti: Non fermatevi mai, nonostante le difficoltà, le tante problematiche del mondo moderno. E invece noi ci fermiamo adesso per qualche momento, per la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo, quindi restate con noi e tra due minuti torniamo. Arrivederci. Ben ritrovati, abbiamo iniziato il mese di novembre con la festività di tutti i santi e naturalmente con la memoria dei defunti. Allora adesso una sorta di itinerario per immagini delle celebrazioni presiedute dal cardinale. Partiamo dal cimitero di Lambrate. Non è un destino nel nulla quello di coloro che non sono più visibili tra noi, i defunti, ma è un luogo di relazioni stabili, il paradiso accanto al Signore. Il Cardinale presiede nel cimitero di Lambrato un'affollatissima Eucaristia proprio nel giorno in cui si ricordano i morti, e la sua è una riflessione che, pur nell'umana comprensione per il dolore, per la perdita delle persone care, guarda al futuro. Perché, dice l'Arcivescovo, comprendiamo che siamo già assicurati del nostro destino, oltre la morte, dalla croce di risurrezione del Signore. Questo è il messaggio che i nostri cari trapassati ci inviano oggi. Raccogliamolo e allora potremo fare un'esperienza veramente potente di cui ancora ci parla San Paolo, un'esperienza umanamente impensabile, che anche nel dolore si può essere lieti. E questa comprensione dell'essere uniti al Signore in profondità? E' ciò che ci permette di essere più consapevoli, più giusti nell'edificazione della società, delle comunità, della nostra stessa fede. Anche quelli che dicono di non credere, anche quelli che credono diversamente, qui vicino c'è un campo per gli islamici. Dal punto di vista di Dio, se guardiamo le cose per quanto sia a noi inaccessibile, Dio è l'unico Dio, il Dio di tutti, le differenze nascono nel modo con cui noi guardiamo Dio. Dunque, anche se nel dolore si deve appunto guardare a un rinnovamento coraggioso della vita, così come il cardinale dice anche nella celebrazione in Duomo che conclude la giornata del 2 novembre. Non dobbiamo temere di guardare in faccia tutta quanta la realtà della nostra vita, ma mettere la nostra mente, il nostro cuore, il nostro quotidiano vissuto nelle famiglie, al lavoro, negli ambienti metterlo sotto il segno che abbiamo un destino sicuro contro la quale né la morte né il peccato nulla possono. Secondo quell'esemplarità che ci indicano i Santi che ci hanno preceduto nella vita eterna. Come i pastori della nostra chiesa che riposano in duomo e sulle cui tombe l'arcivescovo si reca a fine di celebrazione per l'aspersione e la benedizione, sostando in preghiera di fronte alle sepolture dei suoi diretti predecessori, il beato Schuster, Colombo, Martini, e a quest'ultimo l'arcivescovo aveva già reso omaggio celebrando la tradizionale Eucaristia vespertina del primo novembre del cimitero monumentale. Con la preghiera al famedio davanti alla lapide in cui sono appena stati scritti i nomi proprio del Cattolico, Cardinale Martini e di Monsignor Luigi Padovese. Motivo di orgoglio e di gioia, sottolinea l'arcivescovo che sempre al termine della messa aveva pregato davanti alla tomba di Alessandro Manzoni e attraversato il cimitero a quella di Monsignor Luigi Giussani. E rimaniamo nell'ambito di una doverosa memoria di chi ci ha lasciato perché eh, l'arcivescovo ha voluto, ha scelto naturalmente questa settimana per commemorare nell'aula magna dell'Università Cattolica Monsignor Sergio Lanza, assistente ecclesiastico generale dell'Ateneo, scomparso il 19 settembre scorso. Con il saluto iniziale di padre Luigi Cavagna, che è attualmente assistente, il Cardinale ha presieduto infatti una celebrazione eucaristica. A cui erano presenti il Prorettore Anelli, lo avete visto, ma anche il Ministro Ornaghi, che è stato per molti anni rettore della Cattolica. Tantissimi anche gli studenti presenti. Eh, vediamo adesso proprio Padre Luigi Cavagna. Il Cardinale ha definito Monsignor Lanza testimone autorevole e appassionato e ha ricordato a tutti gli studenti, ma anche ai docenti una dimensione alta della vita, impegnata e formata alla scuola di Cristo. Pensare al Signore attraverso tutte le cose, quindi attraverso il doveroso impegno accademico, attraverso l'eccellenza che l'Università Cattolica rappresenta, ma con appunto questo orizzonte rivolto sempre verso l'alto. E per noi adesso ancora una segnalazione di alto livello scientifico, perché giovedì 15 novembre il Cardinale eh, sarà a. Londra e eh, parlerà e presenterà la Fondazione Internazionale Oasis che lui stesso ha fondato. Eh, a Londra parlerà alle 10:30 presso la Camera dei Lords, quindi insomma un grande onore a Westminster, mentre alle 15 sarà in uno dei collegi più prestigiosi di Londra, l'Eitrop College dell'Università appunto della capitale britannica a Kensington Square, ma vi renderemo notizie di questo appuntamento molto importante internazionale del Cardinale Scola. E ora rimaniamo nel mondo, per così dire, con una storia per una volta bella, a lieto fine. Ascoltiamola dalla diretta interessata. Madame Lì, buongiorno. Qual è la sua esperienza? La mia esperienza è quella di una buddista che è diventata cristiana passando attraverso la violenza dei Khmer rossi che ha provocato negli anni 1975-79 oltre due milioni di morti. E Dunque la mia esperienza è quella di una donna che è passata per questa violenza ed è arrivata alla fede cristiana. Lei col cristianesimo ha incontrato il Signore? Sì, oui, ho incontrato il Cristo, ho ricevuto il sacramento di baptême. Io sono stata battezzata nel 1983 e dopo essere arrivata in Francia nel 1980. Ma una donna due anime significa che... Eh, la, la francese che oggi sono e che mi ritengo non ha dimenticato o cancellato la donna asiatica, che è la mia origine, così come la cattolica che io oggi sono non ha in qualche modo rinnegato la mia tradizione buddista. La cattolica Madame Li. Grazie. e rimaniamo in questa sorta di grande orizzonte internazionale con un convegno che si terrà dal 12 al 14 novembre presso la biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, organizzato dall'Accademia Ambrosiana, in piazza P112 a Milano. Si riunisce la classe di studi sul vicino Oriente, siamo al terzo Dies Academicus. Si inizia lunedì 12 novembre alle ore 16 il solenne atto accademico che caratterizza... Questi dies sarà alle 18. Poi, eh, nei giorni successivi, la sezione armena, la sezione araba, la sezione siriaca, anche la sezione naturalmente ebraica. E proprio della sezione ebraica, vi ricordiamo i lavori. Martedì 13 novembre dalle ore 15 si parlerà di Mosè Maimonide e la tradizione ebraica, appunto. Siamo ora al momento del Vangelo in questa domenica che conclude come per tutta la Chiesa l'anno liturgico, ma che per noi è già domenica ed è la festa di Cristo, Re dell'Universo. Poi come sempre un breve commento. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo anche i soldati deridevano il Signore Gesù. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta, costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo, non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena, noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E disse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Siamo nella festa di Cristo Re dell'universo e il Vangelo che la liturgia oggi ci propone è tratto da Luca e a Luca piace far vedere la differenza radicale tra la regalità del mondo e la regalità di Dio, tra come si manifesta la regalità del mondo e quella di Dio. La scena della crocifissione che abbiamo contemplato appunto raccoglie tutto questo. Anzitutto davvero Gesù è re, questi è il re dei giudei e il motivo della condanna appunto porta esattamente a far comprendere anche a chi voleva negarla la regalità stessa di Gesù. Gesù muore fra due condannati, sempre ha vissuto in mezzo ai peccatori. Uno comprende, l'altro no. C'è una logica salva te stesso, che ritorna come un ritornello appunto martellante, lo dicono eh, i notabili, lo dicono i soldati, lo dice anche il condannato, se mai visto che un re non si salvi, eh, se mai visto che uno che ha potere non trovi anzitutto via di scampo per sé. Gesù invece non si serve della sua potenza per salvare se stesso, ma anzi si mette all'ultimo posto perché nessuno di noi si senta così lontano. A non pensarsi salvato. Ecco allora il volto della regalità di Gesù. È una regalità legata alla croce, certo, è una croce che apre però al ritorno splendente della risurrezione nella vittoria, ma di che cosa? Dell'amore. Ed è quello che Gesù vuole aiutarci a comprendere e affidare a Lui la nostra vita. Bene, con questo commento di Monsignor Franco Agnesi che ringraziamo, noi abbiamo concluso, torniamo come sempre la settimana prossima giovedì alle ore 18.30. Vi segnalo anche due delle repliche domenica sul canale 664 Telenova News dopo la messa in diretta dal Duomo, quindi attorno alle 10.30 e poi sempre su Telenova News alle ore 13. .00. Grazie per averci seguito, arrivederci.